Buonasera a tutti, anzi ormai quasi buonanotte, e sono qua per cercare di farvi sentire un po' di quello che io ho provato in questo mese, partendo però da quello che è l'amore che ci accomuna, che è l'amore per la letteratura. Userò per mandarvi questo messaggio una serie di citazioni raggruppate in tre grandi tematiche. La prima è questa citazione. Siamo convinti che un libro, ogni libro vero e degno di questo nobilissimo nome, sia in effetti un mondo, un cielo, una grotta, un universo, una possibilità, una libertà, un dono. Un volo senza rete e senza fine. Siamo convinti che senza i libri gli esseri umani non sarebbero umani, che senza i libri il nostro pianeta sarebbe probabilmente già scomparso, che senza i libri il pensiero si sarebbe fermato a una insignificante e inutile percentuale delle sue possibilità. Perché i libri ci insegnano che solo condividendo l'amore e la passione per le cose possiamo costruire delle vite degne di essere vissute. Poi mi sembrava che in questo momento così difficile che ci viene chiesto, possiamo un po' pensare alla speranza. Emily Dickinson, la speranza è quella cosa piumata che si posa sull'anima, canta melodie senza parole e non smette mai. Enzo Bianchi, sperare significa credere che qualcuno ci ama, significa mettersi in cammino verso un altrove, significa anche osare di vivere in un altro modo. Christian Bobin. Spingo per le strade un carretto carico d'ottimismo, urlo, speranza per tutti. Molti mi rispondono lanciandomi dalla finestra il contenuto del loro vaso da camera, ma serve ben di più per spegnere un carico pieno di sole. E per finire Eliot, è quello che secondo me, come umani, come uomini, uomini e donne in questo momento dobbiamo dirci. Noi che non fummo sconfitti solo perché continuammo a tentare. Terza parte di questa comunicazione invece riguarda un po' i nostri testi. Allora farò due citazioni dei libri di cui avremmo dovuto parlare oggi e poi del libro del mese d'aprile che è Il tamburo di latta di Günter Grass. Allora la prima citazione è L'incipit di Cassandra. Tanto amore e tanto odio. Ecco dove accadde. Lei è stata qui. Questi lioni di pietra, ora senza testa, l'hanno fissata. Questa fortezza, una volta inespugnabile, cumulo di pietre ora, fu l'ultima cosa che vide. Un nemico da tempo dimenticato e i secoli, sole, pioggia, vento, l'hanno spianata. Immutato il cielo, un blocco d'azzurro intenso, alto, distante. Vicine, oggi come ieri, le mura ciclopiche che orientano il cammino, verso la porta dal cui fondo non fiotta più sangue, nelle tenebre, nel macello e sola. Con questo racconto vado nella morte. Dal cielo diviso, raccontare è umano e dà luogo all'umano, alla memoria, alla partecipazione, alla comprensione.
Gunther Grass, la follia. Va bene, sono recluso in una casa di salute. Il mio infermiere mi osserva, quasi non mi stacca l'occhio di dosso. Difatti, c'è uno spioncino nella porta e il mio infermiere ha l'occhio di quel Bruno che di scrutare me l'occhio azzurro è incapace. Cerchiamo di ascoltare quello che un po' diceva Bianchi nella sua frase, che questo momento significa anche osare di vivere in un altro modo. Un abbraccio metaforico a tutti e a tutte.